Sì, pronto. Sì. Sì, buongiorno, buongiorno, sì. Sì, sono Bergamo. Ah, ok, signorino, ok, me lo passi sul numero, sulla linea, anzi sulla linea numero 48. Ok, grazie, grazie. Sì, pronto? Oh, Giacinto, buongiorno, buongiorno, che telefonata. Dimmi, dimmi, come stai, Giacinto, come stai? Facchetti. Ah, bene, bene, ascolta, ma io ieri ho fatto il possibile di mandarti il migliore arbitro, ti ho mandato Massa. Alla fine hai visto un calcio di rigore che c'era per il Sassuolo, non te l'ha dato, però purtroppo l'episodio dopo ha dovuto dare il calcio di rigore. Comunque dai, non ti puoi lamentare, ti ho mandato un buon arbitro. Lo so, ascolta, ma lì da dire le cose come stanno. Così così, si fa la fame. Non mi dire qua da quando è successo il lockdown, qua veramente non si vede più una lira, non si vede un soldo e stiamo facendo la fame, veramente. Ah. Ho capito, dai, comunque non ti puoi lamentare, dai, è inutile che chiami sempre a noi arbitri, perché vuoi essere aiutato, perché vuoi vincere. Se tu non riesci a vincere, che ci vuoi fare? Ti ho mandato il migliore arbitro, dai, magari sarà per la prossima volta, va bene? Ok, ciao Giacinto, ciao, stammi bene, stammi bene. Ma come si fa questi prescritti di merda? Voglio aspettare. Un'altra telefonata, aspettate. Sì, pronto? Uè, buongiorno, presidente Carraro, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Sì, infatti ho parlato con Giacinto, gli ho detto che gli avevo mandato il migliore arbitro, però purtroppo non che ci devo fare, se loro non riesco a vincere che ci devo fare? Signor Presidente, guardi che ieri l'Inter non ha giocato con la Juventus, che lei mi dice non deve aiutare la Juventus. Ieri l'Inter ha giocato con il Sassuolo. Eh sì, no, no, lei mi dice che non deve, no, non si preoccupi. Non si preoccupi. Allora, è vero che dicono che il Sassuolo è una succursale della Juventus, però ieri l'Inter ha giocato con il Sassuolo, non ha giocato con la Juventus. Che lei mi dice che non dobbiamo aiutare la Juventus. Eh sì. Ah, ok. Magari sarà per la prossima volta. Gli manderemo gli arbitri. Magari che dicono loro che magari possono vincere sicuro. Sa, gratta, gratta facile, gioco facile, vinci facile. Va bene, signor Presidente? Ok, grazie, grazie, ok. Va bene, ok. Ok, hai sentito, hai sentito. Voglio, quella cosa di oh, come mai? Oh, come mai? Senza Facchetti tu non vinci mai. Oh, come mai? Comunque, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale.
è sempre forza Juventus, o Juve, da Sembrone, Biancolino, o Juve, ma sti interisti in merda, sti prescritti, ma come si fa? Come si fa? Ma ditemi una cosa, ma ecco come il video che ho fatto ieri riguardo quando ho parlato del Napoli, il fallo di mano che ha fatto il giocatore del Verona. Non gli hanno convalidato il gol, ma ieri un calcio di rigore nettissimo a favore del Sassuolo che il giocatore dell'Inter prende col braccio è una cosa incredibile. A non dare un calcio di rigore, e meno male che dopo è venuto un'altra azione, che un altro calcio di rigore nettissimo finalmente gliel'ha data. E poi voglio, e il calcio di rigore gli è dato all'Inter. Un calcio di rigore cercato, che quello per me non era calcio di rigore. Comunque, ragazzi, era cosa incredibile, era cosa incredibile. Ci hanno anche culo. Mi dispiace per te, Antonio Conte. Antonio Conte, mi dispiace per te. Veramente mi dispiace. Sei andato in una società proprio DM, veramente DM, dove veramente tu hai perso ogni pregio, hai perso tutto. Prima valevi qualcosa, diciamo eri qualcuno, ma adesso proprio non sei nessuno e non vali niente. Comunque, ragazzi, poi tornando ieri sera anche alla partita, la partita della Roma non l'ho vista perché giustamente stavo guardando Atalanta-Lazio, ma un partitone, voglio dire, una cosa incredibile. E anche in questo senso qua, anche la Lazio ha avuto molta fortuna. Dal primo vantaggio che poteva accadere per l'Atalanta è nato giustamente l'episodio del contropiede della Lazio, ahimè, che ha fatto l'autorete, cross al centro di Immobile, e purtroppo si è ritrovato il giocatore dell'Atalanta che l'ha buttata dentro e si è trovato in vantaggio, si è trovato in vantaggio Lazio. Poi e un grande gol di Milinkovic-Savic, un tiro a palombello, aglio, a palombella proprio bello preciso, e il 2-0. E mai io l'avevo pensato, ho detto, se l'Atalanta riuscirà a fare magari un gol e andrà a riposo sul 2-1, ha tutte le carte in regola e tutte le possibilità per pareggiare la partita. Io in verità anche sul pareggio mi accontentavo, diciamo, di un buon risultato anche del pareggio, però l'Atalanta ha vinto e complimenti alla Dea. Veramente sarebbe questa la squadra che si meriterebbe il campionato, questa è la squadra che si meriterebbe veramente il campionato per il gioco che esprime, per come giocano, per come corrono, sull'intensità, su tutto. Questa è la squadra che meriterebbe veramente il campionato. E anche le belle figure che sta facendo in Champions. Voglio. Allora, dai a Cesare quello che è di Cesare. Bisogna essere realistici, bisogna guardare in faccia la realtà e dire le cose come stanno. È inutile trovare sempre le parole di mezzo, diciamo, di cercare sempre comunque. Quando bisogna fare i complimenti, ci bisogna fare i complimenti, non c'è niente da fare. E poi giustamente ha trovato il pareggio l'Atalanta con un grandissimo gol e poi il 3-2 finale. Comunque complimenti Totito, che tu veramente che volevi e obbligavi che si ripartiva il campionato perché tu vuoi vincere lo scudetto, ma mi sa, hai poche chance. Ora tocca a noi, domani, venerdì, dobbiamo giocare con il Lecce in casa. Cerchiamo di fare una buona partita, di mettere sotto il Lecce e di vincere. Voglio, io vi ringrazio ancora per come sempre mi seguite sui miei video. Lasciate un like o un dislike se il video vi è piaciuto. E voglio ringraziare a Salvatore Daniello che mi ha fatto i complimenti sulla mia dialettica. Allora, caro Salvatore, vorrei dirti solo questo. Allora, in un certo senso, quando tu hai problemi e
con la bocca, ti fa male la bocca e poi ci sono altri problemi ancora. Fai un po' fatica a parlare, fai molta fatica, perché anche c'ho la bocca rovinata, veramente molto rovinata. Non mi nascondo e non mi vergogno. Io cerco di essere quello che sono, nella mia semplicità, però purtroppo mi sforzo, cerco di essere più me stesso, senza di fare montaggi, senza preparare compagnia bella. Comunque, voglio. Con questo è il mio discorso. Ancora un bacio a tutti voi, ciao Davide Mammi, ancora un saluto a Salvatore Danilo, e un saluto e un abbraccio a tutti voi. Stasera, se mi volete seguire in live, cerco di stare in live sulla live di Giampiero Morabito. Se mi volete seguire pure me lì, magari ci facciamo due risate, lasciate un like sul video, iscrivetevi sul canale di Giambino, che ci facciamo due risate. Voglio comunque, mamma mia, che prescrittese, la prescrittese. Comunque, ancora oggi gli puoi mandare gli arbitri come vuoi tu, ma non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Ciao, voglio, ciao, buona giornata a tutti e sempre forza Juventus, ciao.